comportamenti più meditati e razionali. Egli diviene così più attento al prezzo, in particolare in riferimento al prodotto e ai servizi in cui si accompagna, più disponibile al confronto nel valutare la convenienza dell'offerta commerciale, più mobile, sia nella ricerca, così come nello scegliere, nell'abbandonare i negozi presso i quali realizza gli acquisti. Più esperto nel valutare le nuove tecniche del vendere, più pronto nell'adottare nuove abitudini di acquisto e di consumo. Tali cambiamenti, in questa sede appena accennati, non sono certo privi di significato nei confronti del servizio commerciale, sia perché mutano il carattere della domanda cui esso deve rispondere, sia perché permettono di meglio intravedere le profonde modifiche che devono prodursi a livello offerta commerciale e non solo a questo livello, ma anche a quelli a monte che riguardano le strutture costruite e i caratteri della soluzione iniziale, per far fronte in modo efficiente per la collettività alle esigenze dei consumatori. Per quanto concerne le strutture al dettaglio, ne sono noti i più importanti caratteri: polverizzazione dei punti vendita, abbiamo detto 890.000, molto di più, insufficiente dimensione dei negozi, ci sono negozi troppo piccoli, in particolare per l'assortimento dei specializzati, scarso utilizzo delle nuove tecniche di vendita e di gestione da parte dei commercianti, la gran parte dei quali è composta da lavoratori autonomi. Pensate bene che i lavoratori autonomi, cioè coloro i quali direttamente gestiscono il proprio negozio, in Italia sono 75%, in Francia il 31%, in Germania federale il 27%. Ridotto l'incidenza sui consumi alimentari commercializzati dalle vendite effettuate nei posti al libero servizio, ancora usiamo la piccola bottega di vicinanza, esigua presenza di forme associate, noi non ci associamo con nessuno, il mio io è con la I maiuscola, quello degli altri con la I minuscola, quindi io sono il più bravo e può fare da me. Ridotta presenza di altre forme innovative di medio e grande dettaglio, globalmente la quota di mercato dei commercianti indipendenti, cioè dei piccoli commercianti, è stimata in Italia intorno all'80%, quindi hanno quasi la totalità di mercato. Indicazione del taglio in grosso, poco consistente. Infine, scarso dinamismo per quanto riguarda l'uscita dal mercato degli operatori più efficienti. Solo negli ultimi anni si è infatti